Allora, per quanto riguarda la parte applicativa, allora vi ho detto che c'è un SIM file che riporta al suo interno l'equazione di Penman-Montijo della FAO. Questo file si chiama Evapotranspiration FAO, che è appunto quello che ho aperto in questo momento. Ora, il SIM file, come vi ho fatto vedere nelle slide, prevede una data di inizio e una data di fine. Dopodiché il nome del sito, che in questo caso io ho messo il Meledrio, che è uno dei bacini di cui vi ho fornito i dati. E qui vedete l'ID. L'ID, vedete che l'ho modificato, è 3. Perché? Perché se voi vedete i dati che vi ho fornito tre cartelle, Cavone, Meledrio e Rioressi. All'interno del Meledrio ci sono sette cartelle. Io dicendo al modello che il mio ID è 3, gli sto praticamente dicendo che voglio lavorare con i dati della cartella 3. Perché all'interno della cartella 3 tutti i dati che troverete si riferiscono al bacino Meledrio 3, che saranno diversi ovviamente dal bacino Meledrio 2 fino a 7. Quindi io in questo momento sto lavorando con il 3. Allora, quindi il time step è orario. Qui trovate le componenti, vedete i vari reader, dopodiché il modello, cioè OMS Penman-Montijo FAO. E i due writer, il writer per il file del calore latente e quello dell'evapotranspirazione. Dopodiché abbiamo i vari parametri, qui identici a quelli che vi ho fatto vedere nelle slide, quindi abbiamo il crop coefficient, wilting point e fill capacity, che non so se avete visto, il professore ha mandato un link nella chat. La profondità radicale, la depredation fraction e la canopy height. Ovviamente anche qui questi file, questi dati in blu potete modificarli. Per esempio, root depth mettiamo 60 cm. Però la depredation fraction in questo caso non può essere 60 cm, mettiamo 50. Perché la depredation fraction è una quantità che è quasi se è sempre più piccola rispetto alla root depth, perché è il quantitativo d'acqua che, come abbiamo detto prima, le piante possono estrarre, però espresso in profondità, cioè in metri in questo caso. Quindi fino a che profondità le piante possono estrarre acqua prima di entrare in stress. Quindi se io cambio la root depth è logico che devo cambiare anche la depredation fraction, altrimenti non avrebbe senso. Poi start date e time step. E qui abbiamo i dati. Ora volevo farvi vedere una cosa che non è tanto, diciamo, relativa alla teoria, ma proprio alla praticità dell'utilizzo del modello. Vedete, io qui ho la cartella data. Site in questo caso è Meledrio, dopodiché io qua ho messo ID, perché così lui sta entrando in data Meledrio, ID che è 3, dopodiché si va a prendere il file TA-ID, cioè TA3. Questo perché? Perché tutti i file all'interno della cartella Meledrio sono nominati in questo modo. Cioè se io entro nella cartella 1, io avrò TA1. Così come vedete qui, vedete giusto? Sì, Penso di sì. vediamo. Ok, quindi TA1. Nelle altre cartelle si chiamerà TA2. Quindi questo è una maniera molto semplice per muoversi da una cartella all'altra e fare simulazioni anche con dati diversi e con bacini diversi. Questo
Questa è un'impostazione che ovviamente ho dato io. Voi siete liberi di fare quello che volete. Potete anche chiamarli in altro modo, scrivere tutto il nome per intero, qua mettere TA3 se non vi piace questa sintassi. Quindi abbiamo dati di temperatura, dati di vento, l'umidità relativa, la radiazione netta, e ora vedete che io per il meledrio non ho dati per quanto riguarda la pressione atmosferica, il calore latente dal suolo e l'umidità e il contenuto d'acqua nel suolo. Quindi ho messo una serie temporale di tutti meno 9,9, che ricordatevi deve essere meno 999 e non meno 999.0. E questo è meno 99.0, perfetto. No, esatto. Ah, la 2 è sbagliata. Ok. Quindi deve essere meno 99. E vedete che la serie temporale, in questo caso io sono proprio nano e non è molto, non si capisce bene. Allora, questa è la serie temporale del vento della stazione del bacino 3. Quindi del bacino Meledrio 3. E vorrei farvi vedere quanto sia importante il fatto che gli dia il 3, perché il modello sa che lui deve leggere all'interno del file CSV, che ci deve essere anche nel file CSV il 3. Per questo la divisione in cartelle è fatta in maniera tale che il modello stesso sa che lui troverà all'interno del file il 3 e il 3, sia in value che in ID. Se per esempio io in Wind 3 io questi ora glieli tolgo, il modello non gira. Però magari ve lo faccio vedere dopo quando non gira. Allora, quindi, vi stavo dicendo, per queste tre grandezze io non ho dati, perché appunto trovare i dati non è semplice. Di conseguenza, abbiamo inserito i file NaN, dopodiché per quanto riguarda l'output, ovviamente mi sono creata, così come diceva l'altra volta Daniele, nella cartella Meledrio, ho creato le cartelle 1, 2, 3, ma dovrei creare anche 4, 5, 6 e 7. Questo io, cioè, ci sono 1, 2 e 3 perché ho fatto prove con 1, 2 e 3, però tutti gli altri dati funzionano. Quindi ho creato la cartella e se tutto va bene facciamo girare il modello. Ah, vedete che qui io ho messo come data d'inizio e data di fine una simulazione che dura un anno, ma in realtà voi per quanto riguarda i dati, questi dati vanno dal 2010, se non sbaglio, al 2018, esatto. Quindi avete parecchi anni. Non è detto che dovete fare simulazioni tutti gli anni, vanno bene 1, 2, 3 anni, più che altro per voi vedere quello che varia anche da un anno all'altro. E allora lanciamo la simulazione. Sta girando, la simulazione è finita. Allora, per quanto riguarda poi gli output, quindi dove andare a leggere il calore latente e l'evapotraspirazione, ovviamente abbiamo anche in questo caso un notebook. Il notebook, diciamo, corrispondente è il 2, Permanmontitfao, che trovate sempre nella cartella che vi ho caricato nel progetto. E in questo notebook, così come per quello di Priestley Taylor, vi è una prima parte teorica in cui riportiamo quella che è l'equazione di Penman-Montit. In realtà questo Gmorg e Gnight non si servono per il computo di G, però in realtà in questo caso G, infatti non avete visto che non ci sono dei parametri riferiti a G, perché G in questo caso viene calcolato direttamente all'interno del modello. E qui vi sono delle descrizioni per quanto riguarda il file di input.
Sostanzialmente queste righe riportano quella che deve essere la formattazione secondo la componente OMS. Dopodiché troviamo la descrizione delle varie grandezze di input, cioè la radiazione netta, la velocità del vento, l'umidità relativa, la temperatura dell'aria. E dopodiché anche qua vi ho inserito il link per le tabelle, per quanto riguarda i parametri che voi potete cambiare, con l'indicazione anche del numero della tabella, quindi il crop coefficient, la root depth e la depletion fraction. Ok, poi abbiamo gli output, che ovviamente sono, come vi ho detto prima, le serie temporali di calore latente in watt sul metro quadro, e mentre per l'evapotraspirazione è in millimetri. Ovviamente, se è la simulazione oraria, l'evapotraspirazione è in millimetri ora, cioè non sono solo, cioè è millimetri ogni ora. Allora, andiamo a vedere questi risultati. Quindi abbiamo detto che la nostra simulazione è del Meledrio. Sì, del Meledrio ID3. Quindi. Allora, importiamo le librerie. Allora, qua ci dobbiamo mettere in output Meledrio. In output Meledrio, e poi dobbiamo anche metterci nella cartella 3. Allora, andiamo a vedere una cosa. Allora, output Meledrio, nella cartella 3, si salvano come evapotranspiration FAO e latent heat FAO. Vedete, sono quelli di oggi, del 29, che abbiamo appena fatto. Quindi ci mettiamo nella cartella 3, e non me la trova. Perché? Perché è sbagliato il nome del progetto, che prima l'avevo chiamato in un altro modo. Ok. Quindi OMS Project Output Meledrio. Ok. Allora andiamo a vedere l'evapotraspirazione. L'evapotraspirazione, secondo la FAO, qui descriviamo delle grandezze. Perfetto, tutti in NaN. Andiamo a vedere perché. Perché sono tutti in NaN? Perché questo NaN, secondo me, come avevamo visto prima, è sbagliato. Scusatemi se, diciamo, capitano queste cose, ma in realtà sono cose con cui dovrete confrontarvi. No. Va bene. Niente, non lo so perché. Facciamo una cosa. Vi faccio vedere quelli del bacino 1 e dopo ci ritorno su questo. Ok. Allora, quindi questo è un output della simulazione che riguarda il bacino 1 che ho fatto ieri. Dopo vedrò perché non va il bacino 3. E vi fa vedere appunto quello che è l'andamento dell'evapotraspirazione in millimetri durante l'anno di simulazione che va dal 2010 al 2011. Qui c'è la possibilità di fare una, diciamo, una mask, quindi di ridurre la finestra temporale. Quindi, per esempio, potremmo fare dal 2010, quindi soltanto per un giorno, cioè dalle ore 0 alle ore 23. Ok. Dopodiché abbiamo l'output del calore latente, che ovviamente per quanto riguarda l'andamento temporale sarà identico a quello dell'evapotraspirazione. L'unica cosa che cambia sarà la grandezza, cioè il valore numerico, perché è in watt sul metro quadro. Dopodiché un altro plot interessante che vi ho riportato è quello di cui parlava nella scorsa lezione il professore, cioè una serie temporale in cui noi possiamo muoverci durante l'arco temporale della simulazione.
Vi ho riportato qui le righe che servono, ci sta un po' perché è un plot abbastanza complesso, e vedete qui che vi è il plot dell'evapotraspirazione. Possiamo, in ogni punto, vedete, ci dà il daytime, cioè siamo al 12 settembre, e l'ETP, cioè l'evapotraspirazione della FAO, è di 11, di 0,11. La cosa, diciamo, particolare di questo tipo di plot è che noi possiamo ridurre la finestra temporale di quanto vogliamo, cioè io posso andare anche nell'ordine del giorno, forse mi sono spostata troppo, ok, e vedere l'evapotraspirazione in un giorno, così come la posso vedere in un paio di mesi, posso spostarmi durante l'arco temporale e vedere così come varia l'evapotraspirazione della mia simulazione. Quindi questo è diciamo, la simulazione con Penman-Montit FAO e il notebook. E avete domande? A parte che non funziona il bacino 3, ora vado a vedere perché. Non ci sono Scusi, domande. professoressa, mi Sì. sente? Ciao, Ma i Tommaso. dati di input del vento devono essere espressi in chilometri orari oppure in che unità di misura? Ah, In metri al secondo. metri al secondo, ok, grazie. E poi volevo Però chiedere. aspetta, ti faccio sapere con certezza, però penso metri al secondo. Mi si è pure bloccato il computer. Perfetto. Perché andate in no? Vabbè. Penso in metri al secondo, però vi do la conferma. Ok, poi. E poi volevo chiedere per controllo se abbiamo eseguito correttamente tutto il processo e ci risultino appunto degli output corretti. Potremmo dire che i risultati massimi dell'evapotraspirazione e anche del calore latente devono verificarsi nei mesi estivi o non è sempre Sì, così? certo. No, 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 diciamo che l'andamento dell'evapotraspirazione è coerente con quello che fisicamente succede per le piante. Diciamo, è noto che le piante evapotraspirano di più durante i mesi primaverili ed estivi. Quindi sì, lo puoi dire questo. Sì, esce direttamente dalla formula in realtà, perché la formula della FAO è fortemente influenzata dall'andamento della radiazione, per cui se noi plottassimo su questo grafico il grafico della radiazione netta ricevuta dalla vegetazione, vedremo che c'è una concordanza assoluta, perché in effetti se voi andate ad osservare come la formula è fatta, vedete che c'è un termine Rn-G, mi pare sia, che è dominante in questa equazione, insomma. Quello lì. Mentre il secondo termine, quello che sarebbe la domanda evaporativa, praticamente il secondo addendo in qualche modo cade, diventa meno rilevante del primo, insomma, dopo le parametrizzazioni. Anche se in alcune situazioni particolari, questo elemento, cioè la domanda evaporativa, può essere importante. Grazie mille. Ok, ci sono altre domande? Allora, non ci sono altre domande?